Ciao caprette, oggi faremo l'unpotting della batata viola. Ho visto tantissime persone fare l'unboxing di prodotti che venivano recapitati a casa e ho detto perché non fare l'unpotting, cioè perché non fare lo svasamento di questi bellissimi tuberi di patata da svaso, e quindi ho fatto questo video. Questa pianta è stata messa a dimora verso aprile-maggio, dopo 3-4 mesi si riescono a sviluppare dei tuberi nel suolo, più tempo rimarrà la pianta nel suolo meglio sarà. Però ai primi geli, in autunno, in inverno, vi consiglio di rimuovere i tubi, altrimenti marciscono. Procediamo con l'unpotting. Piano piano. Come potete vedere, guardate che bellezza, questo è il tubero della batata. L'ho tolto dal vaso, questa è la pianta in superficie, eccola qui, e questo è quello che produce, ecco qui. Andiamo piano piano per togliere questi tuberi. Togliamo un po' di terra. Facciamo così per togliere la terra. Andate molto piano per non danneggiare eccessivamente i tuberi. Eccoli qui. Come vedete, dopo un altro po' di terra, eccoli qui. Eccole. Queste sono le patate. Ecco qui. Questa era una sperimentazione fatto in un suolo che ho messo a punto io. Eccole qua, vedete? Eccole, guardate qua. Questa è la pianta. Vedete? Vediamo un altro po' di suolo. Ecco qui. Questa è la pianta in superficie e questo è quello che si sviluppa sotto. Vedere, sto smantellando questo pane di terra della patata, eccola qui un'altra, vedete? E questa è un'altra, eccola qui. Faccio qui. Dovete stare molto attenti a non danneggiare i tuberi, altrimenti non si conservano bene. Qualcos'altro. Ovviamente la tecnica del vaso è buona perché non mi fa usare la zappa. Eccola un'altra qui, eccola qui. Ovviamente più il terreno sarà sciolto
e più si potranno sviluppare batate più grandi. Ok, quindi il primo unpotting è stato fatto.